Questo è un momento importante perché dopo tanti anni è emersa una consapevolezza da parte del PPE rispetto a delle scelte che sono state sbagliate fino ad oggi, e noi siamo lieti che sia emersa questa consapevolezza, se vogliamo un po' tardivamente, perché noi abbiamo fin dall'inizio di questa legislatura contestato quelli che erano i paradigmi, i pilastri del Green Deal, che abbiamo sempre considerato una normativa troppo ideologizzata e troppo penalizzante nei confronti di chi fa impresa, non solo nel mondo rurale ma anche su tanti altri settori, e quindi il fatto che sia finalmente emersa questa sensibilità ci fa ben sperare per il futuro. Ricordo che in questa sessione plenaria ieri abbiamo avuto un altro voto importante in cui invece abbiamo vinto e abbiamo salvato gli allevamenti e il settore zootecnico da una improvvida estensione della direttiva sulle emissioni industriali ad un settore che nulla c'entra con le emissioni industriali. Quindi ci sono segnali che vanno letti in bianco e nero, ma che ci danno molto ottimismo per la prossima legislatura, speriamo anche per i prossimi mesi, perché io credo che il commissario Timmermans dovrebbe fare una seria riflessione su quello che è avvenuto. Forzature, pressioni di ogni genere applicate sui membri di questo Parlamento, che alla fine hanno portato di fatto ad un'approvazione di un testo che non è esattamente, per usare un eufemismo, quello che aveva proposto lui, e quindi credo che forse dovrebbe fermare questi suoi continui deliri ultraambientalisti, prendersi una bella pausa di riflessione fino alla fine della legislatura, perché di danni ne ha già fatti abbastanza.